se mi inviano per il mare il prossimo consiglio. Presidente, mi chiedo la parola, visto che questi consigli che hanno una certa, un certo ormai acquistato un certo ritmo ci danno la possibilità di esprimere delle opinioni. E quindi è giusto e doveroso dibattere in quest'Aula quelle che sono le problematiche del nostro Paese. Io stamattina mi apprestavo, attraversando la ST36, per andare qua, e ho potuto vedere, come dicono i napoletani, le visto, quello che realmente sono i lavori della messa in sicurezza di detta strada. Praticamente di quelle problematiche che noi abbiamo sollevato, nessuna è stata risolta. Noi stiamo buttando al vento più di 2 milioni di euro senza eliminare le criticità di detta strada. Praticamente ho assistito all'effetto aquaplaning, cioè il riversamento dell'acqua da una cunetta all'altra cunetta invadendo il manto stradale, a che mi è venuta veramente la pelle d'oca a dire: ma noi come consiglio comunale che cosa ancora dobbiamo fare, cosa possiamo fare per farci sentire? Stiamo, diciamo, in maniera impotente assistendo a alla realizzazione di un obbrobrio spendendo enorme risorse pubbliche. Io immediatamente volevo chiamarla, Presidente, proprio per far assistere, per farla vedere proprio questo sconcio. E mi è venuta invece l'idea di chiamare il comandante dei Vigili Urbani, perché essendo l'unico titolato come Polizia Municipale ad avere direttamente la responsabilità, quantomeno per quanto riguarda la sicurezza della strada. Quindi, chiamando il comandante dei Vigili Urbani e rappresentandogli la problematica, lui con grande piacere mi ricorda che si trovava immediatamente dietro di me e quindi stava assistendo anche lui a questa realtà. Mi ha detto: io non so se stasera verrò in consiglio, però puoi riferire, ti autorizzo di riferire in consiglio comunale che quanto da te detto e da me sottoscritto. Non so se lui farà una relazione, però io credo e qua invito tutti i consiglieri comunali, perché bene o male siamo l'unica realtà che è rimasta a Belmonte a cercare di fare gli interessi di questa comunità. Perché chi se noi, se non noi, abbiamo il dovere di giocarci tutte le carte affinché questa maledetta strada possa ritornare una strada normale? Su di noi cade questa responsabilità e quindi noi ce la dobbiamo assumere tutta questa responsabilità. Poi quello che sta succedendo in questa strada, signore mie, sa dell'incredibile. Io vi invito a visionare il tratto di strada che si identifica a Portella Pianetto, è stata asfaltata
ed è stata perfino realizzata la segnaletica stradale. Oggi sulla segnaletica stradale è stato rimesso un altro manto di asfalto. Sulla segnaletica orizzontale, cioè sulla segnaletica orizzontale è stato rimesso un altro manto di asfalto. Cioè, io rimango, come dire, allibito, sbandito, allocuto. Cioè, perché come mai in questa strada stanno avvenendo tutti questi fatti strani? E poi, Presidente, io ora mi rivolgo a lei in quanto la massima autorità in questo Consiglio Comunale. Nel giornale di Sicilia di una settimana fa ho letto l'articolo a firma del giornalista Ignazio Marchese, dove ci sono delle falsità, quantomeno inesattezze, non delle falsità, delle inesattezze. Si dice che questo Consiglio Comunale va ripetutamente deserto, cosa non è. E poi da leggo testualmente, per quanto riguarda l'andata a casa di questo Consiglio Comunale, una eventualità da molti auspicata in comune per cercare di sbloccare lo strumento contabile e di mettere in moto la macchina amministrativa. Cioè, una eventualità da molti auspicata in comune. Io vorrei sapere chi al comune auspica l'eventualità. È scritto sul giornale, dottoressa. Non me lo sto inventando io, è scritto sul giornale. Di mandare a casa un organo democraticamente eletto. Democraticamente eletto. Per essere sostituito da un commissario. Ora questo lo poteva fare soltanto il ministro degli interni. Se non l'ha fatto vuol dire che non l'ha ritenuto necessario. Che al comune ci siano ambienti che auspicano che questo consiglio vada a casa è veramente di una gravità inaudita. Non era all'ordine del giorno, però l'invito che Peppino Cecimino con il appello che ha appena fatto ci chiama tutti alle nostre responsabilità. Noi per quanto riguarda i consiglieri comunali abbiamo più volte con degli ordini del giorno anche all'unanimità con i consiglieri che oggi non sono presenti e che ci sarebbe piaciuto che le telecamere che oggi riprendono questa sessione di consiglio avessero più presto così che si fosse testimoniato anche al di fuori il deserto delle sedute precedenti. E ancora una volta invitiamo il Presidente Pro Tempore ad intervenire presso l'amministrazione provinciale affinché, anche se tardivamente e con la prova per giunta firmata documentata, intervenire su quel